queste ore, caro David, in queste ore un signore, un nostro amico che si chiama Giulietto Chiesa e va in giro per le strade italiane a dire: lei lo sa che nelle prossime ore Trump bombarderà la Siria? A parte che non è vero che non bombarderà mai la Siria, si è un po', dopo la prima dichiarazione, si è un po' tirato indietro. Sentiamo il signor Giulietto Chiesa. Lei lo sa che nelle prossime ore si bombarderà la Siria? Lei è informato di questo? Che si bombarderà? Chi la farà questa cosa? Trump? Terza guerra mondiale? No. Trump ha detto che bombardano questa sera, devono solo decidere come bombardano. Allora, caro David, possibilità di guerra addirittura con Trump, sì, che dice sono pronti i missili. Stai attenta Russia, perché sulla Siria sono pronti i missili per difendere i siriani da Assad. Questa è la cosa. Sai chi c'è con noi? No, immagino il presidente dell'ISPI, spero. No, il presidente. Giulietto Chiesa, buonasera. 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 Siamo come in andiamo casa? Giulietto? Male, mi pare. Beh, male, insomma, ancora non è detto. Poi sai, sono tutte chiacchiere queste qua, bisogna vedere quello che succede o no. No, perché i missili partiranno, mi sembra chiaro. Quando un presidente demente scrive una cosa del genere, se non è proprio completamente preso all'Alzheimer, farà partire questi missili, no? Perché dici demente? Tu forse facevi... parla di Assad, forse. Forse sta parlando di Assad. Sto parlando di un presidente, del presidente degli Stati Uniti, che è il nostro comandante supremo, che scrive una cosa del genere su Twitter, che è una cosa, una goliardata, la migliore delle ipotesi è una goliardata, se non è una goliardata è un senso totale di irresponsabilità. Sul criminale Assad non dice nulla, sull'uso del gas nervino sui bambini di Assad niente, quelli vanno bene. Questa cosa qui non c'è nessuna prova, niente. Prova. Quindi sono morti come Gesù Cristo, fammi sentire, morti dal freddo. Fammi sentire perché non c'è nessuna prova. Non è arrivato a nessuna conclusione, quindi tutte le fonti che sono informate sanno che a pochi chilometri dalla residenza di Bashar al-Assad sono state trovate armi chimiche in mano ai tagliagole terroristi che stanno combattendo contro il governo di Bashar al-Assad. Chi ha dato le armi chimiche ai terroristi? Le ha date Bashar al-Assad, mi sembra un po' incontro. E chi gliela ha date allora? Gliel'hanno date evidentemente qualcuno degli occidentali. Certo. Cioè, secondo te addirittura gli occidentali? Il grande complotto, ma certo. Improvvisamente i terroristi sono diventati degli esperti chimici. Cioè tu su Assad non hai nulla da dire, sul criminale dittatore Assad niente, su Trump ho da dire solo ma dilla una cosa negativa su Assad, non ti preoccupare, non ti fa niente, puoi continuare a difenderlo, dilla una cosa negativa. Non ce l'hai neanche tu la prova, tu stai facendo. Ma dilla una cosa su Assad, una! Avrà fatto la pipì una volta fuori dal vaso, o no? La Siria. I bambini di cosa sono morti lì? Per colpa degli americani o di Assad? Lascia perdere i bambini. Lascia perdere. Chi è responsabile delle morti dei bambini è coloro che da 7 anni stanno facendo la guerra contro un governo. Fino a prova contraria, legittimo. È un governo rappresentato alle Nazioni Unite. C'è in corso una aggressione multilaterale che dura da 7 anni contro un paese sovrano, alla quale prendono parte anche tutti i più importanti paesi occidentali. Nessun paese potrebbe resistere a 7 anni di guerra se non avesse un consenso popolare esteso. Quindi è evidente. Nessun paese. Anche il fascismo aveva il consenso. Voglio soltanto cosa sapere quale esempio di un paese che viene sottoposto a un'aggressione da 7 anni. Ma il fascismo aveva il consenso lo stesso. Cosa c'entra? Un grande consenso popolare. Parenzo dice anche il fascismo aveva il consenso. Tutti i regimi avevano consenso. Non è democratico Bashar al-Assad, allora andate a bombardare anche l'Arabia Saudita. Perché non ci andate? Perché è un vostro alleato. Intendi anche di Israele? Intendi anche di Israele, ovviamente. Come? Certo, è sicuramente alleato di Israele. Israele è il primo interessato a far fuori Bashar al-Assad. Allora, un'altra cosa ti voglio chiedere: hai visto quell'immagine del cecchino israeliano che spara al palestinese? Sì, è molto civile. Molto civile. Infatti c'è un procedimento in corso. Sì, ma il ministro della difesa di chi ha fatto il video di Israele ha detto che lui si complimenta col soldato. Lui ha svolto il suo ruolo. Il problema è chi ha fatto il video e l'esultanza, non il militare che ha fatto quello che doveva fare. Sparare
sparare su un civile che disarmato. Ma quale civile? Lì c'è una guerra in corso, c'è gente che sta sfondando il confine e c'è un'operazione di contenimento di Israele nei confronti di quella sommossa che ha dichiarato guerra allo Stato di Israele, perché Hamas ha dichiarato guerra a Israele. O ti informi oppure la devi smettere di sparare le tue stronzate. Hai capito? In piedi e disarmato, visibilmente disarmato. Ormai ho capito che tu difendi tutti i terroristi del mondo. Fai il portavoce di Hamas. Ma come fai a dire una cosa del genere? Fai il portavoce. Difende Hamas. Ma cos'è Hamas? Ma non sta difendendo Hamas, sta dicendo un'altra cosa. Ma io non l'ho mai sentito. Difende Hamas e Assad. Io non gli ho mai sentito dire una parola contro Hamas. Perché difendi i movimenti terroristi? Perché? Io non ho mai difeso nessun movimento terrorista. Perché difendi Hamas? Sei tu che difendi i tagliagole che hanno tagliato chi le sono teste i tagliagole, scusi? A centinaia e centinaia di militari. Chi sarebbero i tagliagole, scusi? Chi sarebbero i tagliagole? Chi sarebbero i tagliagole? Tu che sei un terrorista. Chi sarebbero i tagliagole? Chi sarebbero i tagliagole? Chi sarebbero i tagliagole? Chi sarebbero i tagliagole? Chi sarebbero, scusi, signor portavoce di Hamas? Al-Qaeda sono l'ISIS. Ma io difendo Al-Qaeda? Forze che sono state armate e organizzate. Io difendo Al-Qaeda. È invecchiato male Giulietto Chiesa. Puoi dire quello che vuoi, ma noi lo sappiamo bene. Però scusami, abbiamo i documenti. Giulietto, tu hai detto che il ministro è fascista, il ministro israeliano. Sì, uno che dice una cosa del genere è più che fascista, un razzista vero e proprio, cioè è uno di quegli israeliani che io ho saputo, ho sentito raccontare con le mie orecchie, che parlavano dei palestinesi come degli scarafaggi da schiacciare. Questo è uno. Faccio presente, vorrei che ricordasse Giulietto Chiesa che una volta faceva il giornalista. Perché Giulietto Chiesa non cita cosa ha detto il leader di Hamas che vuole banchettare con il fegato degli israeliani? Perché non lo cita? Non risulta, ma comunque. Come non risulta? Perché ti risulta il cazzo che vuoi tu, ti risulta il cazzo che vuoi, quello ti risulta. Detto, e una volta male, facevi il giornalista e ti risulta il cazzo che vuoi, ti risulta. Come al solito, fai il copia e incolla. Il copia e incolla fai. Portavoce di Hamas. Portavoce di Hamas. Portavoce di Hamas. Tu invece di fare il giornalista, tu insulti la persona che dovresti. Io ti ho chiesto perché non parli mai di quello che dicono i leader di Hamas appesate del sedere da qualunque associazione di giornalisti, incluso l'ordine. Se li mettono in un paese civile, tu saresti già stato espulso dall'ordine dei giornalisti da tempo. Tu sei iscritto all'ordine dei giornalisti di Assad. Sei un delatore e uno che insulta la gente. Sei iscritto all'ordine dei giornalisti di Assad, tu, altro che. C'è qualcuno che ha un minimo di senso comune. Direttore dell'agenzia di stampa di Siria Now, altro che. Sei una testa di cazzo e sei uno che fa la propaganda a favore dei bombardatori dello Stato sovrano di Siria. Ma stiamo parlando con il presidente dell'ordine dei giornalisti di Assad? Al bombardamento, dove moriranno dei bambini, ma delle donne. Ma questo qui che è il direttore di Siria Now? Il canale unico siriano? Siria Now? Siria. È bene che tutti gli ascoltatori siriani che sono in Italia sappiano che questo signore vuole che il vostro paese sia bombardato. Ecco che mi mette nel mirino. E dagli aerei americani. Eccolo qua che scatena i siriani italiani contro di me. Va bene, ciao Giulietto, grazie. Grazie, ciao. Buon lavoro.